Chi sarà quindi il vincitore del Cantagiro 2010? Troppi. Questo era solamente uno special veloce per poter vedere quello che è stato il Cantagiro e quello che è tuttora il Cantagiro. Quindi partiamo subito con, ormai io direi una veterana del Cantagiro. L'abbiamo conosciuta con un inedito molto, molto soft, che era Come cane e gatto, vicende di cani e di gatti. L'abbiamo poi rivista molto, molto casual, molto, molto tranquilla, con La lista della spesa. Questa sera abbiamo sul palco con Tempi moderni, nessuna marchetta al locale, però intanto con Tempi moderni Anna Nani. L'amore non esiste, è una favola inventata dal poeta per motivare il bisogno di malinconia che pesa. I versi e le parole di dolci baci a volte gli occhi non aveva il nome l'amore, solo un braccio onesto. L'amore non esiste, solo un'invenzione della pubblicità per vendere più rose e cioccolatini. 14 mesi giù di là, anellino rapida, ricordi svenduti con poca serietà per ottenere quel po' di passione che basterebbe chiedere. Senza giri di parole condite, solo frasi ammaglianti, finte come la plastica degli e solo di finti amanti. L'amore non esiste, i rapporti si basano sull'interesse, che interesse di non sentirsi soli, di essere in qualche modo considerati, innalzati, intonati, di parlare al plurale abusando di pubbliche promesse, sempre le stesse, per quel bisogno innato umano di sentirsi accettati, se dici di non aver amato. Questi interessi, poi osserva cosa resta e dai, osserva due solitudini perse in una società che si fa foresta e non è una riserva. L'amore non esiste, solo un'illusione ottica, credere di possedere in esclusiva la formula chimica magica atomica per essere felici sentendosi come in paradiso. Ma guardatevi attorno e capirete che è più su del vostro naso. E allora perché fingete? L'illusione è un palliativo antiquato, strausato, abusato, scaduto. Anna Nani! Quest'anno noi raccogliamo tutte le esibizioni e poi le portiamo direttamente a Roma. Lo scorso anno invece, come anche due anni successivi antecedenti, i ragazzi potevano continuare seguendo le varie tappe durante il tour, quindi magari si riproponevano più e più volte per poter essere selezionati. Anna,
ha trascorso nel Cantagiro 2009 più tempo di me. Noi arrivavamo nei posti e lei già era lì. Allora, un appello alla telecamera e devi dire il perché de... è on o no. Vado con questo, vado con questo, eccomi, sì, ci sono le luci calde. Ti sostituisco. Ok, grazie. Allora, dai, parla per te, tu muovi la bocca, tu muovi la bocca. Fai un appello al pubblico e viene bene, sì. E di il perché dovrebbero votarti. L'inizio è buono. Lo so, immagino. Io sono molto fedele, come ha sottolineato lui. Ho seguito praticamente tutte le edizioni dal 2008, da quando ci siete. Un po' di fiducia anche voi in me, ogni tanto, con questa rete, quindi mi piacerebbe rivedervi a Roma un'altra volta. Grazie. Ha capito? A tutti. Anna, Nani, grazie.